ascoltare le dichiarazioni di voto e torni a completare l'iter di questa seduta che è importantissima, ricordo, perché precede il Consiglio europeo di domani e di dopodomani, dove si dovrebbero prendere delle decisioni fondamentali, per cui il parere del Parlamento e l'opinione del Parlamento e gli impegni che il Parlamento prende nei confronti del governo sono fondamentali. Che il Presidente del Consiglio se ne vada, è chiara la proposta che lei formula, e lasci quest'Aula, ripeto, io la colgo come un'offesa. Spero che non sia così, spero che qualcuno, lei signor Presidente, lo richiami se se ne è andato oppure che ritorni, perché questo è francamente inaccettabile e questo la ringrazio, collega Brunetti, la ringrazio. Il governo, è mio dovere far presente che il governo è presente in aula con la persona, tra l'altro, del Ministro per i rapporti con il Parlamento. Ci sono presenti altri membri del governo e credo che possiamo andare avanti con i lavori proprio perché il governo è presente. Poi ovviamente i gruppi prenderanno atto della presenza o dell'assenza del Presidente del Consiglio, che tra l'altro mi dicono è qui, quindi si deve essere allontanato per una questione sicuramente personale. Prego, il collega Fedriga, credo sia sullo stesso argomento. Va bene, allora passiamo alle dichiarazioni di voto. È iscritto, no, collega Palese, un intervento sull'ordine dei lavori per gruppo. È iscritto a parlare il deputato sulle mozioni, prego. Sui pareri delle mozioni, prego, collega Palese. Pensavo volessimo continuare. .146. Il gruppo di Forza Italia non accetta nessun tipo di riformulazione e chiede che potesse essere votata così com'è. La ringrazio. Allora, è iscritto a parlare il deputato Marco Di Lello, ne ha facoltà, prego. Presidente, signora Ministra, colleghi membri del Governo, siamo davvero alla vigilia di un appuntamento di gran valore. Dalle decisioni che il vertice di domani e dopodomani scaturiranno su Grecia e migranti dipenderà il futuro stesso dell'Unione Europea, almeno come l'abbiamo conosciuta in questi anni. Responsabilità e solidarietà, due principi fondanti dell'Unione sin dal 1957, che pure hanno trovato spazio nei trattati. Rispetto delle regole e solidarietà non possono che essere queste le direttrici da seguire, sia sulla vicenda Grecia, sia sul tema dei migranti. La Grecia, lo ha ricordato il Presidente Renzi oggi, ha molti nemici in Europa, tutti interessati.